Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi voglio iniziare una nuova serie sul canale che andrà avanti per un po' di tempo, in cui voglio parlare della generazione videoludica che si è appena conclusa. Vorrei insomma fare una sorta di best of di questa generazione, e per generazione intendo PlayStation 3, Xbox 360 e, ahimè, mettiamocela la Wii. Non comprendo il PC perché tanto il PC è praticamente senza tempo, non ha generazioni e comunque ho giocato pochissime esclusive PC, quindi non avrebbe neanche senso. E non comprendo neanche le console portatili. Quindi PS3, 360, Wii. Questa serie come sarà articolata? Ogni video tratterà un determinato genere. Quindi si parlerà di un genere e di quel genere io vi segnalerò i tre giochi secondo me migliori. Ci tengo a sottolineare il secondo me perché, a parte perché quando si fanno questi video c'è sempre il fenomeno di turno che pensa che la sua opinione sia la verità assoluta, ma soprattutto ci tengo a sottolinearlo perché io non ho giocato, cioè magari prendiamo un genere, ne so, i giochi di ruolo. Così per dire, magari non li ho giocati tutti, quindi sicuramente magari c'è quel gioco più bello che non ho giocato e quindi non posso metterlo, per dire, no? Quindi metto i giochi che a me sono più piaciuti tra quelli che ho giocato in tutta la generazione, quindi mancherà sicuramente qualcosa, anche perché poi scelgo tre nomi che sono, cioè qualcuno rimane comunque fuori. Quindi vi dico, secondo me, i tre giochi migliori per quel genere e vi spiego ovviamente i motivi. Quindi questo è più o meno quello che voglio fare, spero sia abbastanza chiaro. Ovviamente, come per tutti i video di questo genere, io accetto i commenti che espongono opinioni diverse dalla mia, purché siano esposte educatamente. Non accetto gli idioti che insultano perché la pensano diversamente da me, e vi dico subito, i commenti di questo genere verranno proprio cancellati perché mi sono rotto le palle di sopportare queste persone qua. Quindi evitate tranquillamente perché verranno direttamente rimossi. Per iniziare questa serie voglio parlare di un genere a me molto caro, ma credo non solo a me, visto che è stato uno dei generi, diciamo, di punta di questa generazione, forse quello che è andato più di moda, o che comunque è definitivamente esploso, ovvero quello degli FPS multiplayer. Però ci tengo a specificare multiplayer perché poi farò un video magari dedicato soltanto alle campagne in singolo. Oggi parliamo degli FPS che sono migliori nel loro comparto multiplayer, che poi spesso è il motivo per cui tante persone li comprano. Quindi, il primo gioco, una cosa che non ho detto prima, non so se l'ho detto, non mi ricordo, che i giochi non sono in classifica, cioè non è una top 3, non c'è posizione numero 3, posizione numero 2, posizione numero 1. Non hanno un ordine, sono tre giochi che secondo me dovete giocare se vi piace il genere, punto e basta, non c'è un ordine. L'ordine poi lo fate voi a seconda delle vostre preferenze. Io se c'è una preferenza netta, oddio, vi dico la mia, ma in questo caso, cioè, diciamo che di base si parte con tre posizioni ex aequo, quindi non c'è una gerarchia. Il primo gioco di cui voglio parlarvi quest'oggi, che voglio segnalarvi in questo genere qua, è Call of Duty Modern Warfare 2. Questo è stato il primo Call of Duty che ho giocato in multiplayer, nonché anche il primo FPS che ho giocato in multiplayer, e sarà che il primo amore non si scorda mai, sarà che il gioco in effetti era bello. Comunque rimane uno dei miei giochi preferiti in assoluto e uno dei miei FPS multiplayer preferiti in assoluto. Perché aveva delle mappe molto molto belle, un multiplayer che se ne dica equilibrato, tranne forse per alcune ricompense o uccisioni un po' troppo devastanti, e un arsenale veramente fantastico, forse andando a memoria direi forse il migliore arsenale visto in un COD, perché c'erano tante armi belle, veramente c'era tanta scelta e tanta roba di qualità che poi si è un po' persa nei COD successivi. Quindi boh, forse è il migliore. Poi ecco, ve l'ho già detto, come mappe erano molto molto belle, sono rimasto molto affezionato anche a quelle di DLC, che non erano affatto male, anche se come sappiamo il prezzo è abbastanza alto. Un gioco che purtroppo giocarlo oggi in multiplayer era un po' rischioso su alcune piattaforme perché è praticamente aggirato, cioè c'è gente che vola, si muore all'istante senza un motivo, insomma i giocatori hanno trovato il modo di cheatare anche su console. Non è una cosa che capita spesso, però può capitare entrando nei server oggi. All'epoca era fantastico, non c'erano di questi problemi, comunque c'erano quasi mai. Ci ho giocato tantissime ore, l'ho stramato e lo consiglio, soprattutto se non avete mai giocato alla saga di COD multiplayer, difficile che non abbiate provato almeno uno. Però se non l'avete fatto, prendete in considerazione l'acquisto di questo gioco, che ormai sta tipo a 20 euro da GameStop, anche meno se cercate altrove, quindi è un prezzo abbordabilissimo per uno dei migliori COD probabilmente. Il secondo FPS multiplayer che vi consiglio è un altro esponente della saga di Call of Duty, ed è Call of Duty Black Ops, il primo Black Ops.
Un altro gioco fantastico, forse insieme a Modern Warfare 2 erano, questi due sono i più belli della saga, erano proprio gli anni d'oro di COD, questo è uscito l'anno successivo rispetto a Modern Warfare 2, e secondo me questi sono i più belli, ma penso sia un parere anche, cioè, oltre che soggettivo, penso sia anche una cosa abbastanza oggettiva, poi ognuno, insomma, dal suo gusto personale può giudicare, ma penso che l'opinione più diffusa comunque sia questa. Questo gioco di bello ha le mappe innanzitutto, secondo me, tutte bellissime. Per quanto mi riguarda, mia opinione personale, le mappe più belle di tutta la saga ce le ha Black Ops. Ha una qualità media nelle mappe altissima, nel senso che di solito nei giochi ci sono mappe belle, mappe brutte, mappe così così. Questo le ha quasi tutte belle, almeno a me piacciono quasi tutte. Quelle dei DLC comprese pure loro, erano fantastiche pure quelle. Anzi, quelle forse erano ancora migliori. Quindi ottimo. Ottimo dal punto di vista delle mappe, forse un passo indietro dal punto di vista delle armi. Considerate che questo è ambientato, la Modern Warfare è ambientato ai giorni nostri, Modern Warfare 2. Questo è ambientato, mi sembra, nella Guerra Fredda, non vorrei sbagliare. Quindi siamo una quarantina d'anni indietro più o meno. Quindi con le armi chiaramente sono meno tecnologiche, forse un po' meno fighe, a me non piacevano tantissimo. Uno sviluppo parzialmente diverso per quanto riguarda il multiplayer, qui se non sbaglio le armi andavano acquistate con dei punti che si guadagnavano giocando, quindi non semplicemente sbloccate all'avanzare dell'esperienza. Però gameplay comunque più o meno è sempre quello, abbastanza equilibrato, che se ne dica. Boh, bello, 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 anche qui ci ho passato una marea di ore e anche questo lo consiglio, certo, chiaramente se dovete comprare un Call of Duty scegliete o l'uno o l'altro, non prenderli entrambi, scegliete poi in base al vostro gusto personale. Io però vi dico che questo poi, oltre al multigiocatore, ha anche una modalità zombie fantastica da giocare con gli amici. Modern Warfare 2 aveva le operazioni speciali che erano carine anche quelle, ma la modalità zombie probabilmente non ha eguali, è veramente divertentissima, fino a 4 giocatori, in cooperativa ovviamente. In cui dovete resistere alle ondate di zombie. Vabbè, ormai i zombie game sono tutti uguali, quindi lo sapete un po' come funzionano. Ma vi dico che è veramente, veramente divertente, molto ironica, con dei fantastici easter egg. Insomma, è veramente ottima anche la modalità zombie. E a tutto questo aggiungiamo anche una campagna in singolo veramente, veramente lodevole, fatta benissimo. Forse una delle migliori negli FPS di questa generazione. Però di questo non mi soffermo a parlare perché poi ne parleremo magari in un altro video. Però tenetene conto, insomma, se volete acquistarlo, che è anche una campagna ottima, a differenza di tanti altri sparatutto. Quindi, boh, forse un filino più completo di Modern Warfare 2, comunque un ottimo sparatutto, decisamente uno dei migliori FPS multiplayer della generazione. E a concludere questo trittico di spara-spara troviamo Battlefield Bad Company 2. Questo personalmente lo ritengo. Sì, dai, l'FPS migliore della generazione in multiplayer, per alcuni motivi che adesso vi spiego. Innanzitutto, beh, secondo me graficamente è anche un filino superiore ai COD, quindi già tecnicamente è meglio, anche come campionatura delle armi, quindi tecnicamente è un filino superiore. Le mappe, ecco, le mappe a me non sono piaciute tantissimo, cioè io ho amato la follia a sto gioco nonostante le mappe non sono proprio il massimo, nel senso che qui c'è un divario pazzesco, la qualità delle mappe secondo me è molto molto altalenante, nel senso che ci sono una manciata di mappe che sono veramente brutte, almeno a me facevano proprio schifo, e un'altra manciata che invece le adoravo, cioè non c'era una via di mezzo, o le mappe erano stupende, le mappe o sono stupende o sono bruttissime, almeno io le ho trovate così. Quindi alla fine mi riducevo a giocare sempre nelle solite 3 o 4 mappe che adoravo alla follia, e niente, mi divertivo così, però non, era talmente bello il gioco che non sentivo la mancanza di, cioè non mi sembravano poche quelle 4 mappe che giocavo, perché neanche ci pensavo, mi divertivo talmente tanto che avrei potuto giocare anche sempre sulla stessa mappa, per quanto il gioco è bello e vario. Bello e vario perché? Perché qui è diviso in classe a differenza di COD, quindi in base alla classe che scegliete avete delle armi, dei gadget, delle abilità, eccetera. Ci sono i mezzi, cos'altro? La distruttibilità, ecco, forse questo è veramente la marcia in più che ha Bad Company 2 rispetto a tutti gli altri FPS. Una distruttibilità ambientale pazzesca, mai vista neanche nei Battlefield successivi, stranamente. Forse stiamo tornando quasi a quei livelli con Battlefield 4 adesso, ma vi dico che quella di Bad Company 2 era ancora superiore. Si potevano demolire palazzi piazzando del C4 sui quattro lati, sui quattro angoli, insomma, si poteva radere al suolo completamente la mappa ed era una cosa favolosa, veramente favolosa. Un gioco divertentissimo da giocare, un po' povero di modalità. Se non sbaglio c'era Deathmatch, corsa. E come si chiama quell'altra, non me lo ricordo, comunque era tipo dominio su COD, insomma, quello in cui devi catturare le bandiere, per capirci. Non catturare la bandiera, sto dicendo una minchiata.
Vabbè, adesso il nome non mi viene. Comunque la modalità sarebbe l'equivalente di quello che è dominio su Call of Duty. Quindi anche un po' povero come modalità, forse, un po' pochine. Però dico, queste mancanze alla fine non pesano per niente perché il gameplay è talmente bello che proprio non se ne sente la mancanza alla fine. Almeno io non l'ho sentita, non mi sono mai preoccupato di dire oddio, manca una modalità nuova o manca una mappa nuova. Io mi divertivo con quelle quattro mappe, facevo sempre le stesse due modalità e andava bene così a me. Ho giocato e sviluppato tutte le classi fino in fondo, quindi ho fatto il cecchino per un sacco di tempo, poi ho fatto l'assaltatore per altrettanto tempo, il medico e così via. Insomma, è veramente veramente fantastico. Questo sicuramente, ecco, se non avete mai giocato un FPS multiplayer, cominciate da questo. Battlefield Bad Company 2 probabilmente è il meglio che c'è sulla piazza. Costa 15 euro ormai usato, ma anche, forse anche 10. Io lo pagai 10 tipo 2 anni fa, quindi se cercate lo trovate anche a 10 euro. È un gioco da avere a tutti i costi, secondo me. Se amate il genere e se non lo amate, è l'ideale per avvicinarvi a questo tipo di giochi multiplayer. Quindi io, ecco, lo consiglio tantissimo, ma come consiglio anche gli altri due, adesso li riprendo qua. Eccoli qua, quindi i 3 migliori FPS multiplayer di questa generazione, secondo me. Ripeto, tutto quello che ho detto in questo video è puramente soggettivo, non vuole assolutamente essere la verità assoluta. Questa è la mia opinione, questi sono i 3 FPS che più mi sono piaciuti in questa generazione. Ditemi invece la vostra, ditemi quali sono i vostri 3 FPS multiplayer preferiti, ditemi se siete d'accordo, se secondo voi uno di questi 3 non merita e in caso quale andava inserito al posto di uno di questi 3 o di tutti e 3, insomma, ditemi la vostra top 3 di FPS multiplayer di questa generazione. L'importante è che lo facciate educatamente, ripeto, nel rispetto reciproco, perché sono opinioni, la mia è un'opinione, la vostra è un'opinione, ognuno ha la sua, ognuno ha i propri gusti, e quindi è giusto così. Prima di chiudere, vi ricordo la pagina Facebook, trovate il link in descrizione, mi dimentico sempre di citarvela. La pagina Facebook è importantissima per tenerci a contatto un po' più strettamente, visto che lì scrivo quasi quotidiano, anzi, non quasi, scrivo tutti i giorni praticamente, più di una volta al giorno, dove vi dico i giochi che ho comprato, i giochi che sto giocando, se mi sono piaciuti, se non mi sono piaciuti, vi posto delle news che trovo dal web, vi posto delle cose divertenti, insomma, lasciate un like così ci teniamo un po' più a stretto contatto. E altra cosa importantissima, Papai, la nuova community che è appena nata, in cui partecipo anch'io, link sempre in descrizione. Ho visto che, insomma, ancora siamo relativamente pochi rispetto a quanti siamo qui sul canale, quindi tanti di voi anche giustamente magari aspettano di iscriversi, aspettano di vedere come viene sulla community, giusto così. Però vi dico, provate ad iscrivervi magari per 1 o 2 settimane, date un'occhiata, vi fate un'idea, poi se vedete che non vi piacciono i nostri video, togliete l'iscrizione, non c'è problema. Ve lo dico perché magari è un peccato, nel senso che alla fine se siete iscritti al mio canale e anche a quello degli altri ragazzi, significa che i nostri video più o meno vi interessano, magari la community è un'idea per fare un po' casino, un po' per divertirci insieme, sarebbe un peccato perdersi quei video. Anche perché soprattutto alcuni sono molto molto divertenti e sono già online sul canale. Quindi date un'occhiata, magari iscrivetevi, poi se vi fa schifo ci lasciate un bel non mi piace e ci ripensate e togliete l'iscrizione. Quindi fate vobis, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Ditemi anche cosa ne pensate di questa serie, di questo sguardo un po' alla generale su questa generazione che si è appena conclusa. Niente, aspetto i vostri commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!